Ci occupiamo questa mattina sempre di Roma e ci occupiamo di un argomento che riguarda Via dei Colli Portuensi. C'è un problema perché queste terrazze di Via dei Colli Portuensi sembrano essere identificate come un mostro, un ecomostro, e quindi c'è un dibattito nel merito. Allora noi abbiamo inviato il nostro Angelo Papi, che adesso ci presenterà anche gli ospiti che entreranno nel merito di queste problematiche. Angelo Papi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Marcello, buongiorno Flavio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora. Siamo qui, caro Marcello, a pochi passi da quello che tu hai definito giustamente un ecomostro. Dico giustamente perché raccogliendo quelli che erano i pareri dei cittadini residenti qui della zona, si sente dire più volte ovviamente che è una costruzione non solo troppo alta ma anche architettonicamente sbagliata, e che rovina un po' quello che è un quartiere così comunque importante come Monteverde nel cuore di Roma. Noi, prima di sentire, caro Marcello, sia il consigliere del 16° municipio Marco Giudici e Fabrizio Santori, l'onorevole Fabrizio Santori, consigliere di Roma Capitale, abbiamo anche qui i pareri dei commercianti, sì, di alcuni esercizi commerciali della zona, anche per creare un contraltare, perché se per quanto riguarda i residenti e i cittadini i pareri sono assolutamente contrari e quindi rientrano anche nella petizione che è stata indetta e che ha avuto comunque grandissimo successo, ci sono anche ovviamente i commercianti che possono invece avere un indotto superiore dall'apertura di questi numerosi appartamenti nella costruzione. Sono qui nella fattispecie con il signor Giuseppe, che ha un esercizio commerciale a pochi passi di fronte alla terrazza dei Colli, così come è stata definita la costruzione, e volevo chiederle, signor Giuseppe, cosa ne pensa e come vede la situazione per comunque un complesso che per 5 anni ancora, dopo 5 anni ancora non è stato concluso. Io penso che sia più giusto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, signor Giuseppe. Con chi sto parlando? Io sono Marcello Micci e con me c'è Flavio Grasselli. Buongiorno. E siamo nello studio centrale di Radio Yes, la radio della città di Roma. Ah, perfetto. E niente, secondo me è uno sbaglio di questa costruzione così ferma. Tanto a sto punto è stato costruito. Io penso che sia giusto, che ne so, che il costruttore dia al comune, alla regione, non so a chi, per fare una cosa, diciamo, fa bene a tutti. No, dia cosa, signor Giuseppe? Sia giusto che il costruttore dia appartamento, sì, qualche appartamento, un piano, quello che sia, poi gli diano il permesso di dire a su e finirla, sto proprio, perché adesso è un obbrobrio. Così ci guadagna il comune, la regione, ci fanno i nidi, ci fanno per gli anziani, regali non so quanto, adesso io non so quantificare, almeno tanto sta là, brutto che è, almeno si riempie di persone, di vita, ci abbiamo bisogno di lavoro. Allora, allora lei dice, signor Giuseppe, un compromesso. Per sintetizzare, siccome lei sta parlando di quello che è il financing project, che praticamente è in uso ormai in ogni dove, vale a dire il comune dà la disponibilità territoriale della costruzione, il costruttore che opera in proprio dà al comune in contropartita, sì, degli alloggi, essi identificabili come asili, essi identificabili come ludoteche, essi identificabili come tutto ciò, perfetto, che può essere all'uso e consumo dei residenti. Perfetto, io penso che sia la cosa più giusta, perché poi i compromessi alla fine vanno fatti in qualche maniera, perché è inutile che rimane qui sto obbrobrio per altri 10 anni. Certo, lei dice a questo punto, brutto per brutto, tanto, comunque brutto, finiamolo, brutto, e traiamone dei vantaggi tutti quanti, questa è la sintesi. Sì, ma sì, alla fine ne traggono vantaggi gli operai che, sì, ricominciano a lavorare, sì, sì, giusto? Sì, detto, certo. Ne trae vantaggio il costruttore, certo, che c'ha modo di poter vendere sta appartamento. Il comune che offre ai residenti dei servizi e quindi... Perfetto, io penso che alla fine siamo tutti felici e contenti. Molto bene, la ringraziamo signor Giuseppe. Senta, perché... sì, mi dica. Ma lei è un politico, scusi? Io sono un giornalista radiofonico che lavora sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma. Ah,
C'è qualche politico lì? Ce ne sono, adesso gliene offriremo tre, nelle persone di appunto l'onorevole Fabrizio Santori, che intanto accogliamo con il nostro migliore buongiorno. Buongiorno onorevole Santori. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Santori è presidente della Commissione di Sicurezza di Roma Capitale. Abbiamo anche il presidente del 16° municipio nella persona di Fabio Bellini, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. E poi abbiamo anche il consigliere della 16° municipalità nella persona di Marco Giudici. Buongiorno anche a lei, Giudici. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Io non voglio sapere di che partito siete. Non mi interessa, io sono cittadino romano, sì, e vi posso dire che stanno succedendo delle cose assurde nel commercio. Io ho un negozio a Via del Corso, sì, di 80 metri quadri, sì, di proprietà del signor Caltagirone, sì, pagavo 4.500 euro d'affitto, sì, me l'ha portata a 25.000, sono costretto a chiudere. Vabbè, questa è una testimonianza. Fine, aspetti, sì, aspetti. Però potrei benissimo spostarmi, chiudere quel negozio perché è assurdo, 25.000 euro, sì, e prendere un locale qui, che sicuramente non sono 25.000. Che costerebbe molto meno, certamente, certamente. Va bene, la ringraziamo. Ha capito, lei, fra l'altro, questa mattina ha testimoniato, sebbene ha fatto proprio il mezzo radiofonico per una espressione personale, ma gliel'abbiamo concessa perché racconta uno spaccato che attiene poi a tantissimi che operano commercialmente nel centro di Roma, ed è un problema. È un grosso problema. Benissimo, grazie signor Giuseppe. Tutti, a lei. Vi ripasso il vostro giornalista. Grazie, grazie mille. Allora, cominciamo con l'onorevole Santori, poi naturalmente avete libertà di intervento e nel Fabio Bellini e ancorché nel consigliere Marco Giudici. Santori, eccoci qua. Insomma, mi sembra che Giuseppe abbia, no, centrato poi alla fine il cuore del problema. Sì, la questione è questa, naturalmente tutti noi vogliamo che insomma i nostri quartieri non siano invasi da cattedrali nel deserto, dall'altra parte come quello ad esempio delle terrazze dei Colli a Via Newton e Via dei Colli Portuensi, ma allo stesso tempo vogliamo che ci sia rispetto delle regole, perché è evidente che quell'autorizzazione rilasciata qualche anno fa dall'amministrazione dà la possibilità al costruttore di realizzare un immobile, ma supera quelle che sono le altezze previste dalla normativa, in particolare da quella che riguarda insomma gli altri palazzi che sono a fianco rispetto a quello, quindi creando un gravissimo disagio dal punto di vista ambientale, ma non solo, insomma di paesaggistico, insomma lo possiamo vedere tutti, notare in quella zona che cosa comportato la realizzazione di quella struttura. Dall'altra parte noi vogliamo che si vengano risolte in maniera veloce le questioni che sono in piedi su questa palazzina. Innanzitutto vogliamo che insomma i piani in eccesso vengano abbattuti. L'amministrazione attualmente ha deciso di diciamo colmare questa eccedenza, questo abuso, con una multa, seppur salata, al quale il costruttore ha risposto addirittura con un ricorso al TAR. Quindi sostanzialmente che cosa abbiamo? Abbiamo una serie di ricorsi dal punto di vista giuridico e che bloccano l'intera situazione senza mai arrivare a trovare una soluzione. Noi vogliamo che si venga rispettato il quartiere, che vengano rispettate le migliaia di cittadini che hanno firmato la nostra petizione e che chiedono l'abbattimento dei piani in eccesso nel rispetto delle regole. Certo, allora presidente del 16° Franco Fabio Bellini. Sì, no, la vicenda dei Colli Portuensi, diciamo, come ha raccontato adesso Fabrizio Santori, insomma, che saluto, è una vicenda diciamo che data da molto tempo, perché forse converrebbe dire che la delibera comunale del 1972, che ci fu un tentativo durante gli anni 90, quando fu fatto il piano, la variante delle certezze, di portare a verde quell'area, ma siccome sono stati già assunti dall'amministrazione, cioè, legati al fatto di aree per fare, diciamo, per fare la strada di via d'Alarne, per fare la scuola Morandi e l'asilo nido da Ronco, l'asilo nido che è la scuola d'infanzia che sta lì su Villa, no? In realtà non fu possibile per l'amministrazione comunale
fare questa variante. L'EMPAM, che è l'ente di previdenza dei medici, proprietario di quella cubatura, di questi 30.000 metri cubi su quest'area così ristretta, alla fine poi negli anni l'hanno venduta ad un costruttore che, in base a quegli indici di defigabilità degli anni 70, ha costruito quella struttura. No, questo per dire, perché c'è tutta una polemica, io giudico diciamo strumentale, rispetto al tema della concessione edilizia, che ha due fasi, uno sotto la giunta Veltroni e uno sotto la giunta Alemanno nel 2006 e nel 2008, che in pratica ha portato alla costruzione del Terrazzo dei Colli. Ora la situazione appunto è più o meno come la descrive Santori, cioè noi siamo in una situazione controversa dal punto di vista formale, che in tutte e due le autorizzazioni, anzi dal punto di vista del ministro, la seconda, la variante è anche maggiore rispetto al progetto originario, sostanzialmente noi siamo sul fatto che c'è una discussione di cui l'amministrazione non è certa, se non avrebbe diciamo probabilmente commissionato la multa, e tant'è che il costruttore ricorre sul tema delle dimensioni, del piano che c'è, è tutto molto chiaro, io la vedo da uomo però c'è un punto, cioè che un conto occorre distinguere il giudizio rispetto all'impatto di quella roba, ed è tutto evidente che quello è un impatto diciamo assolutamente negativo ed eccessivo. Un conto è su questo costruire una campagna diciamo contrastante diciamo la verità. Io il punto che vedo io è molto semplice, c'è una controversia che è aperta, ci sono cittadini, abbiamo sentito questo signore Giuseppe che io non conosco, che dice alcuni elementi diciamo di saggezza rispetto alle questioni che ci sono, certo, sì. Io credo che a questo punto occorra innanzitutto dire una cosa. Poi, siccome stiamo nello stato di diritto, il soggetto costruttore fa tutti i ricorsi che vuole. È tutto evidente che noi abbiamo un tema che per me è rilevante. Cioè, quella situazione così sospesa è un problema. E noi chiediamo con forza che nel caso in cui si andasse, come sembra si sia andato, per far pagare questa somma al costruttore, quelle risorse rimangano sul nostro territorio. E questo siamo tutti d'accordo. Vista da fuori, io faccio fatica comunque a non dare ragione all'onorevole Santori quando invita poi il costruttore all'osservanza delle regole e naturalmente delle leggi. Ma il costruttore ha fatto cioè, la mistificazione che c'è su questo punto è che il costruttore non è stato sequestrato. No, ma lei ha detto bene. Lei ha fatto riferimento a tutta una burocrazia che è data al 72. Siccome noi è sempre qui che andiamo ad incagliarci in tutte le cose che riguardano il nostro paese, ancorché la nostra città. Non è un aspetto burocratico, mi scusi. Perché? No? Perché è un aspetto legato, diciamo, alle norme e alle leggi che ci sono. Quello è stato fatto, ha prodotto un diritto che, per quanto io possa essere contrario, cioè, se avessi dato il parere, se il parere fosse giunto all'assemblea capitolina quando c'era Santori o negli ultimi anni di quella cubatura, ovviamente tutti quanti avremmo votato contro. Sì, però mi perdoni, lei dice che non è burocratico, per me è burocrazia pura, perché il Santori osserva le leggi attuali, è evidente che se nel 72 le stesse... Non è così. Non è che Santori osserva le leggi attuali e dico una cosa contro la legge, mi scusi, perché sennò possiamo anche interrompere la discussione qua. No, io se vuole interrompere la discussione è un problema suo. Se lei io dice che Santori osserva la legge attuale, non è questo il punto. No, e qual è? Scusi. E Santori dice ad un certo punto i livelli di altezza vanno dimensionati a quello che sono le osservanze attuali. Non è una normativa. Quell'altezza rispetto al regolamento edilizio del 27,50 metri, non è questo il punto. Il punto che fa giustamente riferimento a Fabrizio Santori è il tema delle questioni dei palazzi conterni, cioè dei palazzi che stanno in quel palazzo. Questo, siccome l'amministrazione comunale, non qualche altro soggetto, sotto la giunta Veltroni e sotto la giunta Alemanno, ha detto che quel... ha riconosciuto la legittimità della richiesta di concessione edilizia e l'ha data, non siamo di fronte ad un abuso, siamo di fronte ad un tema di interpretazione rispetto a questa norma che è ulteriore rispetto al regolamento edilizio. Se cioè si possa applicare lì, in quella situazione particolare, una strada in salita, cioè tante altre cose che non ha presenti immediatamente le vicinanze dei palazzi conterni perché stanno al di là delle strade, questa norma, l'impatto di quella roba, io sono d'accordo con tutti quanti i cittadini della zona, anche perché anch'io abito ai Colli Portuensi, è un impatto enorme, è del tutto evidente questo.